Allora, noi approfittiamo della sua visita, noi approfittiamo del fatto che sia stato disponibile e squisito da venirci a trovare, manifestarci il suo sostegno ed il suo appoggio, e gli facciamo subito una domanda, non in qualità di segretario di un partito importante, il più grande d'Italia, ma in qualità di ministro dell'interno. Noi, Matteo, sono 2 mesi che stiamo cercando i simboli del Partito Democratico. Sono 2 mesi che cerchiamo davanti alla sede del sindaco uscente, nel suo materiale elettorale, nei suoi poster, nei suoi manifesti, qualcosa che faccia riferimento al partito a cui è iscritto. E diciamo al ministro dell'interno, denunciamo la scomparsa Partito Democratico, che in questa competizione elettorale pare essere sparito. Si vergogna. Ora Matteo potrebbe pensare, beh, ma poi alla fine se sparisce il Partito Democratico sicuramente ne giova la qualità della vita dei cittadini e tutta la comunità. Purtroppo, Matteo, qui non è così. Purtroppo loro spariscono nelle competizioni elettorali, si nascondono all'interno di coalizioni con improbabili liste civiche, cercano di nascondere la loro presenza perché si vergognano di quello che hanno fatto negli ultimi 20 anni in questo territorio, cercano di ingannare gli elettori, cercano e trovano dei trucchi politici per cercare di nascondere la loro presenza, salvo poi alla fine delle elezioni ogni volta ritornare a prendere le redini.